Siamo a Salerno dinanzi alla sede dell'ASL questa mattina insieme a tanti operatori sanitari, ci sono anche degli amministratori del Cilento, il sindaco di Castelnuovo, il primo cittadino di Centola, l'onorevole Simone Valiante, per farci ascoltare dal direttore generale dell'ASL Antonio Giordano. La richiesta è semplice, occorre più personale infermieristico in questo momento presso l'ospedale San Luca, poi ci sono tante altre emergenze che saranno portate all'attenzione del manager. Ecco, siamo dinanzi alla sede dell'ASL e stiamo aspettando di essere ricevuti proprio dal direttore Giordano. Intanto abbiamo raccolto qualche testimonianza qui dinanzi alla sede dell'ASL, ascoltiamo le interviste e poi speriamo di proporvi l'intervista al direttore generale. Parlando con il direttore amministrativo, lui vi autorizzerà per un numero, non tutto, un tot numero di persone. Se mi dice tutti, se mi dice 10, sono tutti sindaci del Cilento, compatti, o io o mille la stessa cosa, nel senso che tutti quanti sono con me in questo momento, con Corrado, con tutto quanto il personale di San Luca, che è l'ospedale di riferimento del Cilento da sempre, non può diventare un ospedale di periferia, un ospedale di serie B, anzi di serie C, è impossibile. Il sindaco di Pallo sta combattendo, tutti i sindaci stanno combattendo affinché non lo diventi, perché serve un'umanità importante dove è difficile arrivarci. Carenza di personale, lavori all'emodinamica che ormai durano da mesi, insomma una struttura che necessita anche di essere messa in sicurezza. Personale sanitario, medico e paramedico che manca e che porta avanti con grande dignità un lavoro importantissimo, il quello della sanità, sulle proprie pelle, rischiando in prima persona tutti, al pronto soccorso, all'UTIC, alla neurochirurgia, all'oncologia, tutti quanti i reparti. I medici, i paramedici portano avanti, danno una risposta importante al territorio, rischiando sulla propria pelle. Ecco, oggi l'appello al direttore generale dell'ASL di Salerno, ma non si esclude di rivolgervi direttamente a Vincenzo De Luca, oggi commissario alla sanità. Il nostro governatore, sicuramente, il nostro governatore, di appellarci direttamente a lui, senza saltare nessuno, affinché dia dignità importante a un territorio che lo merita da sempre e che sicuramente il governatore riconoscerà. Vogliamo la nostra dignità lavorativa, siamo lavoratori uguali a Nocera, Pagani, Scafati, Epoli, Battivacci, vogliamo gli stessi diritti loro. Siamo vicini alle esigenze di questa struttura che ha una storia, un prestigio e soprattutto una storia territoriale di grande valenza, quindi noi chiediamo che venga riconosciuta la nuova dignità alla sanità pubblica del Cilento, che negli ultimi anni, a cominciare dall'ASL Salerno 3, che è stata scippata con un atto di violenza politica, sta subendo veramente troppe sopraffazioni. Quindi noi attendiamo anche una svolta da questa nuova amministrazione regionale che abbiamo sostenuto, ovviamente però c'è necessità di atti concreti che sono stati anche anticipati. Il presidente De Luca da poco è diventato commissario di governo anche sulla sanità, quindi siamo assolutamente convinti che avrà la sensibilità giusta su questi temi, però nel frattempo ci sono ospedali che soffrono, che hanno necessità e quindi vediamo ora la dirigenza. Un territorio come il Cilento non può permettersi ospedali sotto organico? Assolutamente no, assolutamente no. Tra l'altro ci sarebbe molto da discutere sulle risorse destinate anche alla sanità privata, su come vengono utilizzate anche nella sanità pubblica, sui controlli. C'è un servizio ispettivo della regione che sto dicendo da tempo dovrebbe funzionare di più e meglio per verificare tutta una serie di inefficienze che non sono fine a se stesse ma che possono consentire anche alla sanità pubblica di recuperare risorse che sono quanto mai indispensabili. Quindi apriamo un po' tutti gli occhi, perché se vogliamo veramente cambiare c'è bisogno di riforme serie, radicali e soprattutto di controlli seri, come non è avvenuto in questi anni.